Contro psoriasi, dermatiti e macchie della pelle, bava di lumaca pura al 100%, un miracolo della natura. Ha tentato con due complici di introdursi in un appartamento al terzo piano in via Scotti a Mapello, ma è caduto da un'altezza di 12 metri. Il ladro è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Ponte San Pietro dai suoi stessi complici e abbandonato in fin di vita. Un pensionato di 74 anni è morto a Milano dopo essere precipitato dal balcone di una palazzina in via Giuseppe Arimondi a Milano. Inutili soccorsi degli operatori del 118, l'uomo è morto sul colpo. Ancora da chiarire se si sia trattato di un fatto casuale o di un suicidio. Un 29enne che percorreva la tangenziale ovest di Milano in compagnia di un altro individuo è stato investito sulla carreggiata nord tra l'allacciamento con la A1 e l'uscita per Valtidone. Sono stati soccorsi e portati negli ospedali di San Donato Milanese e di Rozzano. Ha preteso denaro da una donna di 52 anni per evitare di denunciarla per furto ai danni del market, del quale era direttore a Crema. Un 33enne è stato denunciato alla procura di Cremona per esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I carabinieri lo hanno trovato in possesso di 150 euro consegnatigli dalla donna. Arrestato a Pandino un 52enne pregiudicato. I carabinieri di Crema, nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, lo hanno trovato in possesso di 90 grammi di hashish, di un taglierino e di 1.450 euro, ritenuti frutto dello spaccio di droga. Grave incidente sulla via Emilia a Lodi questa mattina all'incrocio con la provinciale per Cavenago d'Adda. Per cause ancora in via di accertamento, un camion ed una vettura si sono scontrati. Sul posto gli operatori del 118 che hanno soccorso i feriti e la polizia stradale. La via Emilia è stata bloccata ed il traffico deviato. Fuga di gas in via Cadamosto a Lodi, all'altezza della rotonda per via del Pulignano. Una delle principali arterie della città è rimasta chiusa al traffico per alcune ore e le auto sono state deviate dagli agenti della polizia locale. La strada è stata riaperta dopo l'intervento dei tecnici dell'ASTEM che hanno riparato il guasto. È in programma domani a Cremona il pellegrinaggio dei migranti presenti in Lombardia. La manifestazione si aprirà al mattino con un incontro nel parco del vecchio passeggio di Viale Trento e Trieste. Nel pomeriggio proseguirà con la celebrazione della messa in cattedrale, presieduta dal vescovo Dante Lanfranconi.